Allora, io sono Davide, sono del progetto Alice. Siamo qui a Roma per questi 2 giorni che per noi è fondamentale perché riuniamo in maniera completamente informale tutta una serie di realtà che vanno dagli insegnanti alla società civile, alle associazioni, alle scuole e arrivano da tutta Italia per parlare di educazione alle differenze, educazione al genere e per parlare di un altro modo di fare cittadinanza attiva. Io per mia formazione e per formazione insomma del gruppo di lavoro e credo anche di tutti quella serie di esperti o comunque di formatori o di associazioni abbiamo credo un respiro e un approccio che è un approccio europeo in cui la valorizzazione della differenza è un semplice riconoscimento di cose che esistono e che esistono nella vita di tante persone, di tante donne e di tanti uomini. Ora, questa battaglia è diventata una battaglia politica e è sterile, secondo me, interpretarla soltanto come una battaglia politica. Per noi è una rivendicazione di libertà, innanzitutto. Di libertà di essere in tanti modi, non solo secondo un solo paradigma, che è quello della famiglia tradizionale, ma rivendicando che diversi paradigmi di riferimento possono essere il punto per un miglioramento e per avere una società più libera, che dovrebbe essere un modello a cui tende tutta la società. Vogliamo e pretendiamo come ammessa in obbligatoria in formazione permanente sia a livello universitario ma anche in servizio, una formazione che abbia sempre questo sguardo, un sguardo trasversale sull'educazione alle differenze e al genere, perché è necessario e come dire realizza viene proprio chiesto dai servizi, come diceva anche appunto prima Simone, quindi come poter fare forza politica in qualche modo, un pressing, dal nostro punto di vista è la necessità più grossa, così come intersecare sempre di più il mondo della ricerca, quel mondo della scuola e di chi applica le pratiche, perché è in questo scambio reciproco che riusciamo davvero a cambiare la dimensione poi davvero culturale delle famiglie e della società. Perché serve reciprocamente, serve a chi sta lavorando a fermarsi, a fotografarsi e a chi in qualche modo riflette a non essere troppo scollato dal polso della realtà. Sono Monica Pasquino, sono la portavoce di Scosse, una delle associazioni che promuove queste 2 giornate, educare alle differenze. La società italiana sta chiaramente cambiando, insomma, per quanto a qualcuno questo può far paura, sono dei cambiamenti che avvengono e che vanno salutati con fiducia e in modo positivo, insomma, non con preoccupazione perché cambiano i modelli familiari, ma non solo, diciamo, nascono e sono sempre più numerose le famiglie GLBT, ma anche le famiglie ricomposte, le famiglie separate, è un modello familiare che cambia e non è detto che questo sia un male, ricordiamo che la maggior parte dei fenomeni di violenza, ad esempio, avviene dentro la cosiddetta famiglia tradizionale, che è un bene, diciamo, di per sé, ma sa anche costruire molti mali, quindi sono modelli che cambiano e che vanno accompagnati. Ad avere cittadinanza con differente orientamento sessuale per farne uno strumento per discriminare altri. Non a caso noi parliamo sempre della violenza degli altri contro le donne, della cultura che non rispetta le donne altrove, e questa operazione è un'operazione che riproduce i ruoli gerarchici di genere. Io vedo che il modello che torna è gli uomini che difendono le nostre donne dagli altri uomini, e questo riproduce anche una gerarchia di genere nel nostro immaginario, non solo produce una politica xenofoba. Mi è fatto venire in mente quegli studenti di Forza Nuova che l'anno scorso hanno messo lo striscione al Giulio Cesare con scritto "maschi selvatici non perché sei", e si sono ripetuti regalando all'inizio dell'anno scolastico un libro alla preside che si intitola appunto "Il maschio selvatico", e c'è uno psicologo che ha scritto questo libro e io sono riuscito a trovare una recensione insomma in rete. Alla fine, tra le tante cose che dice, che questi maschi devono ritrovare l'istinto primordiale che vanno a vita. Allora io ho detto, la clava e impressionare le donne nella cabeza, nei capelli. No, ma io ho pensato nella mia testa, ma tutto questo, per staccarmi dalla PlayStation, andare a correre nei campi, c'era bisogno di fare tutto questo così. Questo è quello che ho pensato io. Cosa voglio dire? Ci sono
delle, secondo me ci sono delle prassi che devono essere in parte recuperate, in parte prese a modello. Paradossalmente, secondo me, siamo stati in altri periodi storici molto più liberi di trattare queste tematiche in maniera efficace. E perché secondo te la Chiesa Cattolica, la politica, ha paura di dare libertà? Non devo dire la verità, io in un certo modo lo ritengo veramente immotivato, perché credo che non ci sia nulla da perdere. Io credo che una molteplicità di modelli non porterebbe sicuramente la Chiesa Cattolica a perdere consenso o a far diminuire il numero dei fedeli. Secondo me è una battaglia che viene combattuta dalle retroguardie cattoliche, voglio dire. Mi sembra che così come c'è stata questa grossa battaglia politica di considerazioni, per dire, del Papa degli ultimi giorni riguardo alle famiglie, riguardo al divorzio, c'è pure una timidissima apertura, abbiano un'apertura. Invece c'è tutta una parte di retroguardie che non se la sentono, non hanno elaborato modelli e non vogliono assolutamente riconoscere questo tipo di libertà alle famiglie. Faccio parte di Famiglia Arcobaleno, siamo qua oggi per appunto portare la nostra testimonianza e i numerosi progetti con cui contribuiamo, soprattutto con gli insegnanti, proprio con gli educatori, proprio perché quando noi portiamo la nostra differenza, che è dirompente spesso rispetto ai identità di genere, rispetto a tutto quello che può fare l'educazione all'interno di una scuola e tutti i percorsi educativi quando arrivano i bambini di Famiglia Arcobaleno, e portare la nostra testimonianza e i nostri progetti proprio come supporto agli insegnanti, e soprattutto per sfatare tutte quelle che sono anche tutte le difficoltà che si possono incontrare in un percorso, appunto, anche con gli enti, ad esempio quello che è successo in questi giorni appunto con il Ministro della Sanità, e quindi insomma tutte quelle menzogne o appunto ignoranza che circola intorno alla diversità che le nostre famiglie portano. Quindi quando si crea questo contesto di dibattito diventa complicato, ovviamente. Devo dire che di solito gli studenti sono molto aperti quando si parla appunto di diritti, molto disponibili, si parla di amore, di affetto, di relazione. La difficoltà e i pregiudizi cominciano ad emergere molto quando si parla di genitorialità, di omogenitorialità. Lì si crea il dibattito. Spesso anche gli studenti o le studentesse aperte esprimono comunque dei pregiudizi o degli stereotipi anche involontariamente, e la cosa diventa molto forte, molto emozionante quando si riesce a toccare delle corde della empatia con i ragazzi, si riesce a spiegare cosa vuol dire vivere quell'esperienza, cosa vuol dire doversi sentire, per esempio, nell'età che loro vivono, non poter parlare di questi sentimenti con il compagno di banco, con la compagna di banco, come loro sono abituati a fare, perché parlano dei fidanzati, dei fidanzati, dei rapporti. Ultimamente, con la diffondersi di Manifutus, questi gruppi di genitori per la vita, eccetera, devo dire che c'è una grossa preoccupazione, perché alcune scuole cominciano a spaventare le volte dei genitori, alcuni genitori cominciano ad essere molto proattivi nel provare a impedire questo tipo di intervento, alcuni insegnanti, giornalisti uguale, e anche c'è una più grossa preparazione dei nostri interlocutori in questi dibattiti. Mentre prima ci piaceva vincere facile, perché venivano questi qui e lo facevano con argomentazioni talmente rozze e talmente prive di qualsiasi sostegno che veramente era facile conquistare il sostegno dei ragazzi e delle ragazze, adesso vengono molto più preparati, vengono con delle schede, con i testi delle sentenze della Corte Costituzionale, eccetera, con i brani delle sentenze che più li favoriscono, citando degli studi di psicologia e di sociologia ad hoc che negano per esempio il valore dell'omogenitorialità, portando delle esperienze di omosessuali convertiti, però in maniera molto strutturata. Chi di noi era abituato ad andare in maniera meno strutturata, basandosi sull'empatia, comincia a trovare difficoltà a dover rispolverare altre tecniche. Perché secondo te oggi la società italiana sta cambiando? Perché oggi?
La società italiana sta cambiando negli ultimi decenni, è sempre stata oggetto di cambiamento come tutte le altre società, e in questo momento è particolarmente evidente perché forse il fenomeno sta molto crescendo, insomma, quindi risulta visibile. E perché ci sono delle parti che sono ostili a questo cambiamento, che stanno combattendo tutte le forze? Perché è più facile essere conservatori. Da un anno e mezzo a questa parte sono nati dei movimenti anche ufficiali, dichiaratamente per la famiglia tradizionale, dichiaratamente contro tutti questi movimenti plurifamiliari come anche il vostro, che addirittura vi appellano come un'ideologia di genere che vuole instillare delle ideologie pericolose. Tu come li vedi, secondo te, e a cosa gli rispondi se vedessero questo video? Io a loro dico che intanto non è uno scontro tra ideologie quello che dobbiamo fare, e che quello che proviamo a realizzare è l'uguaglianza e il rispetto delle diversità, quindi l'esistenza degli uni, delle une famiglie accanto alle altre, che comunque già esistono e meritano appunto di non essere discriminate. Quindi credo che non si debba avere paura di confrontarsi anche con le realtà che fanno fatica a riconoscere questo tipo di istanze. E l'ultima domanda, dai, secondo te c'è una propaganda anti-gay attualmente? Si è mosso qualcosa. Io sto in una realtà particolare come Bologna, dove approssimarsi a fare determinati discorsi, per quello che è stato storicamente, per quanto unito alla società civile, è molto difficile. C'è ancora. La cosa che per me è così strana è che c'è ancora una campagna anti-gay, c'è ancora qualcuno che deve fare una campagna anti-gay, o abbiamo ancora bisogno di elaborare discorsi perché abbiamo un problema di omofobia? Sì, però è importante che continuiamo a parlarne e che non diventi la battaglia solo di alcuni. Okay. È la battaglia di tutti. Vogliamo tutti che le cose siano in un altro modo. Va bene, ti ringrazio. Ciao ciao. Grazie a te. Loro che cosa dovrebbero fare per difendere la famiglia tradizionale? Far incontrare la famiglia tradizionale con le altre famiglie.